Hi people of YouTube, welcome back to a new episode of Saints Row 4. A parte gli scherzi, benvenuti in questa nuova puntata. Ci siamo lasciati le scorse puntate con il salvataggio di vari elementi del nostro gruppo e fra una cosa e l'altra ho fatto davvero tanti, quasi tutti gli obiettivi del gioco. Voi vi chiederete, e la madonna, quanto tempo ci hai messo? Non così tanto, fortunatamente, perché bene o male alcuni erano collezionismo, altri sono solo obiettivi stupidi come mandare a cagare alcuni alieni, altri invece richiedono appunto determinate cose come uccidere i tot guardiani o uccidere i nemici con determinate armi, soprattutto quando te ne chiedono 250. E allora lì sì che inizia a diventare una rottura di balle. Però per fortuna il tempo ce l'ho avuto, ce l'abbiamo fatta. Ora voglio quest'arma, l'arma che crea buchi neri. Ancora non ce l'abbiamo, spero che ce la daranno molto presto, ma ho usato persino il rigonfiatore, che in realtà non è neanche male. Purtroppo non ha effetto su alcuni nemici, ma per esempio sui nemici base è perfetto. Però io preferisco il mio fucile a pompa. Bello cazzuto qua. Che come potete vedere ha munizioni infinite. Questo perché fra una cosa e l'altra, fra tanti soldi e l'altro, uno dei primi potenziamenti che sicuramente mi sono andato a prendere è le munizioni illimitate per il fucile a pompa. Già, per 42.000... diciamo che era un prezzo onesto. E ne ho 18.000 che credo che non funzionino per niente. Per esempio mi mancano solo le pistole e le munizioni per le armi speciali, che per qualche motivo è su e non è giù insieme alle altre. Però eccola qua, completa gli incarichi opzionali per averla. Io vorrei sapere quale. Però per adesso abbiamo una situazione d'emergenza. Qualcosa non va a Steelport. Continueranno ad attaccarti finché la situazione non verrà risolta, il che è stato di grande aiuto per completare molti obiettivi. Quindi grazie Kinsey. Quindi in retaliation for your pissing all over his nice clean prison, Zinyak is flooding the simulation with hostile gangs from another simulation. Ma va, chi l'avrebbe mai detto? The big problem is that I can't tell how they're getting in. I'll need you to investigate this when you have a moment. Va bene, ti ringrazio, Matt. Tanto non sono un problema, quindi voglio dire, ne avrò uccisi migliaia di questi stronzi. Non sono più un problema di nessun tipo questi. Rimuovi i cloni da Steelport, va bene? Oh, ciao Sid. Aspetta. Venite, combattetemi, forza. Vai alla posizione del ping. Va bene. There is a lot of interference at ground level. It is too much for me to get a read. I need you to throw me into the sky. D'accordo, come desideri. Do it yourself. Yes, but I cannot maintain the strength needed to scan the entirety of the simulation and hover at the same time. Ah beh, certo. I need you to throw me into the air. Happy to oblige. Lo farò con piacere. E nel mentre, allora io terrò occupati di tutti sti stronzi. One moment, please. Done already. La madonna. Allora, aspetta, Sid. Vieni qui. One moment, please. Almost. Almost. This way. This is important work I am doing. I guess so. Nobody else on your team could do this. Questo right? È vero. Let me guess. I want to be compensated for my contribution. Get to the point. Va what bene, do you want? Che cosa vuoi? A woman. A woman. Oh, that's rich. I am in the prime of my life. Ah. Aspetta. Usiamo here questa qui. The relay. Surely this must be worth something of value. Jose. Ok, la gravità e il ghiaccio non sono una buona combinazione. Ecco fatto. Did you just do something? Because this connection just got clearer. Just doing my thing, Kinsey. Faccio quello che faccio di solito, distruggo le cose. Let us go to another mapping point. Vieni qui, maledetto.
Oh, gli ho tirato una macchina in faccia. È sempre così soddisfacente la cosa. La cosa bella è che effettivamente, nonostante tutto, quello che ho detto anche l'altra volta, a me diverte se entro 4 a modo suo. Allora, aspetta un secondo. Beccatevi ste elettricità, stronzi. Vai! Se vedete glitch in questa partita, è normale, è tutto contestualizzato. Tranquilli, non vi preoccupate. I would like to go out on a date with Kinsey. Certo. Crash and burn, Sid. Fine. Then perhaps Shondi would enjoy my negato. Company. Maybe, Sid. Maybe. Ah, pensavo gli dicesse di no. Pensavo anche Shondi rispondesse, non mi ricordavo. Che bello che però intanto ci stanno inseguendo. Tanto uno degli obiettivi del gioco, tra l'altro, è anche passare 120 minuti, quindi 2 ore, con i tuoi companion. Aspetta. Dove sono? Ma dai, non è andato... Non ha fluttuato nessuno. Bastardi. Ecco fatto. Scusatemi, volevo... Allora, aspetta. Prima di tutto. Ecco fatto. Mamma mia. Scusatemi, ma... Voglio lanciarne uno di sotto. Così, soddisfazione personale. Qualcun altro vuole fare l'eroe? Bravi. Oggi userò solamente la spada. A parte adesso che ho usato le pistole, vabbè, ma è perché è stato il gioco a mettermele per sbaglio. These gangs aren't normally in my simulation. Where are they coming from? Zeniac must be pulling data from somewhere. As with all the simulations, these manifest from the subconsciouses of the captives hooked into the machines. So whose subconscious are we dealing with? Shondi says the mnemonic mapping fits the profile of Johnny. You see? Ah. I told you Johnny was alive. Beh, effettivamente è vero, però. I King, i Ronin e i Syndicate, che è stata l'ultima gang che Johnny ha visto. Ha senso. Ha tutto dannatamente senso. Aspetta, mettiamo... questo. Sid, can you take them down? For the hand of a loving partner, I would do almost anything. I'm not going on a date. Per amore di uscire con qualcuno farò qualsiasi cosa. Disable it. Go ahead. Throw me into the generator. Va bene. I suppose Asha is also a pairing option. Are we still talking about this date nonsense? It is not nonsense. I am not doing this solely for your benefit. Beh, questo è vero. While I disable the protocols. Va bene. If I die, please plant a flower where I fall. Se dovessi morire, metti un fiore. Aspetta, ma c'è gente quindi di sotto? I am almost done. Ah, aspetta. Calmi tutti. C'è già gente che arriva da sopra. Ecco fatto, tanto le munizioni. If I die, please plant a flower. Ce le ho infinite. The shields are down. Mettiamo un secondo questo. What's going on with Johnny Kinsey? My best guess is that he's here too. We need more than that. Find a way to track him down. Sure. Ok, ho controllato della gente col controllo mentale. Direi che per adesso nessuno dovrebbe più disturbarci. Dai. Ma porca. Ecco fatto. Becca di questo. Anche tu beccati questo. Ed infine. What the? Vai al relè. Arrivo, relè. Arrivo subito e ti spacco in due. Ah, dobbiamo di nuovo tirare Sid. Good luck, buddy. After careful consideration, I am firm in my intent to court Shondi. I do not need luck. I am quite charming. And this shell offers a variety of options when it comes certo. To... If you do as your business, just leave me out of it. You this need to throw me into the generator. Sid, same as before. Dove sei? Just throw me into the shield generator. Beccati questo. Aia, che male. Allora, fermi tutti. Divertiamo. Cos'è quel coso? Ok, non era effettivamente quello che mi sarei aspettato sarebbe successo, ma è stato apprezzabile. È stato apprezzabile che è volato via. Fermi tutti. Beccati anche tu questo.
just a bit. Effettivamente quest'arma qui è più utile di quanto non sembri. È veramente molto utile. Almost done. Chi è il prossimo, eh? Shields are down. Aspetta. Beccati questo. What's next, Kinsey? Now the relays aren't confusing. Attaccatevi a vicenda, stronzi. Sid will take you to it. Follow me. Vai, Sid, ti seguo io. Ed eccoci arrivati. Usa le telecinesi per i cloni. Mi piace come idea lanciare cloni dentro la simulazione, però devo togliere questo qua e mettiamo quello dei soldi, magari, dai. Così gli rubo un po' di dindini. Vieni qua tu. Gotta close that portal. Come on, senior, you have to try harder than that. Esatto. Well, if it isn't a oh, ma guarda! Ha un aspetto così familiare. Che in realtà neanche troppo. In realtà quello dovremmo essere noi di Saint Row 1, ma non ci assomiglia per niente. Dai, vieni qua. Proviamo allora così. Addio me stesso. Oh no, devo... Oh. E adesso devo pure aspettarlo, va bene. Aspetta, prepariamoci. Pam. Vieni con me tu. Vai via dalla mia faccia. Ora arriva il me stesso. Esatto. C'è il co-op. Ah, le armi elettriche non fanno l'effetto che vorrei. Dobbiamo mettere quelle velenose, se proprio. Aia, volevo prenderla al volo. Sì, fai pure la mossa, scemo. Ah, certo che una volta eravamo proprio scemi, Becca di questo. Ah sì, usi i poteri? Li uso anch'io, tranquillo, non ti preoccupare. Ho anche i missili infiniti, quindi non ti devi proprio preoccupare di nulla. E con te mi ci diverto. Altre copie. Becca di questo. Raggiungi il sovraccarico. Un guardiano, Ne ho già distrutti a centinaia. Non sono più un problema quelli. Eccoci qua. Guardiano di che colore? Giallo. Tranquillo, tranquillo. Ora ci divertiamo io e te. Usiamo il ghiaccio, sì. Grazie di essere venuto. Ti dispiacerebbe? Ecco. Sai cosa? I lanciarazzi saranno anche buoni, ma a livello di danno non sono consecutivi come un'arma del genere. Secondo me il primo è il quadrato. Dai, dammi il quadrato. Dammi il quadrato! No! Porca miseria! Quando perdi anche solo un tasto è la fine, dannazione. Allora, becca di questo. Ecco fatto. Cerchio. Il primo è il cerchio. Ecco fatto. Ti spezza il braccio per sta stronzata. E abbiamo ottenuto un nuovo potere. Ed è un ottimo potere questo in realtà. So, what makes me a god now? Fire. Cosa mi rende un dio ora? Specialità fuoco, eh? Why don't they have these things in the real world? And it's not just bullets. Try just getting close to people. Okay. Set people on fire just by invading their personal space? Kinsey, you are awesome.
Have fun. I know. Ecco, mi aspettavo qualcosa del genere. Buongiorno, sono il presidente. Beccatevi il mio fuoco, stronzi. Chissà se anche... Ecco appunto, stavo dicendo, anche gli attacchi fisici sono infiammati. Aia, bastardo. Ma... Muori, dai, ecco. Volevo dargli un ultimo colpo di spada. Il ritorno dei cloni, completata. $5,750, esperienza già al massimo. E specialità, ora il tuo corpo e le armi... Con l'energia puoi caricarle. Elemento fuoco, poi abbiamo elemento soldi ed elemento anche esplosivo, immagino. Una scarica dal passato, con l'immagine di noi di Saints Row 2. Ah, che bello, finalmente è tornato tutto alla normalità. Più o meno. Elemento specialità gelo, grazie Ben. E abbiamo nuovi poteri da sbloccare, visto che di cluster ormai ne siamo pieni. Aumentiamo l'area, aumentiamo anche la nostra velocità, ma perché no, tanto i cluster proprio pium pium da buttare. La durata, assolutamente. Gli amici vicini sono immuni al fuoco, giustamente. Vabbè, uno degli obiettivi è dare fuoco a 100 nemici standogli vicino, quindi. Quindi, signori, vi ringrazio a tutti per avermi seguito. Come al solito, se mi avete seguito, se volete dirmi qualcosa, sempre qua sotto. Noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao a tutti!